Ben trovati a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Siamo al secondo appuntamento con dalla parte dei cittadini, questa rubrica in cui insomma ci interfacciamo, questa rubrica curata dalla CISL Abruzzo Molise, e siamo collegati oggi al telefono con Pierluigi Mari, che è il responsabile del patronato INAS CISL Abruzzo. Ben trovato, Mari. Grazie, buona giornata a voi e ai radioascoltatori. Ecco. Grazie Massimiliano per la linea. Grazie. Grazie a te Pierluigi per esserti collegato con noi. Ecco, Pierluigi, ci diamo del tu perché ci conosciamo da moltissimo tempo, certo. Siamo anche concittadini, quindi esatto. di Montesilvano per l'esattezza, vero? Montesilvanesi. Esatto. Pierluigi, ci puoi spiegare, insomma, introdurre quali sono le attività che svolge il patronato INAS CISL? Certo, allora, il patronato INAS CISL, appunto, come l'acronimo dell'INAS, è l'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, logicamente siamo in prima persona rispetto a quelle che sono tutte le altre attività dei servizi, quindi in prima linea per svolgere attività di servizi per la persona, quindi tutto quello che riguarda le attività sia sindacali ma anche per attività legate ai rapporti con gli enti pubblici, INPS, INAIL, per quanto riguarda l'immigrazione, questura, prefettura. La CISL logicamente è la nostra promotrice, ma non per questo svolgiamo comunque un lavoro solo per gli iscritti CISL, svolgiamo un lavoro per tutti i cittadini, italiani e non italiani. Questo logicamente c'è da affiancare tutto quel lavoro che viene erogato gratuitamente dal Ministero del Lavoro, quindi parliamo di pensioni, pratiche di sostegno reddito, quindi NASPI e altro. Quindi insomma sono tutte quelle pratiche come dire, che a volte se ci rivolgiamo a per esempio l'INPS ci fanno direttamente, ci fanno perdere parecchio tempo, invece la vostra opera è molto importante sia in termini di risparmio di tempo sia perché a volte è un po' difficile districarsi fra le questioni burocratiche, no? Quindi anche diciamo un'opera anche di proprio di comunicazione, di spiegazione, è così? Certamente, considera che la maggior parte delle volte lo stesso istituto di previdenza, che è l'INPS, che tende a inviare i cittadini ai patronati, gli sportelli patronati, onde evitare lunghe file agli sportelli INPS. E quindi ovviamente che cosa succede? Che noi siamo in quel momento siamo l'interlocutore e l'interfaccia dell'istituto nei confronti del cittadino. Quindi comunque cerchiamo di sbrigare tutte quelle pratiche e anche nel rispetto anche di tutte quelle che è la normativa italiana, quindi relativa alle leggi, ai decreti che ci sono rispetto a quelle che potrebbero essere i diritti del cittadino, che spesso e volentieri sono diritti che il cittadino stesso non conosce. Ecco, quali sono diciamo le cose che vi chiedono di più i cittadini in questo periodo? In questo periodo, soprattutto legato all'emergenza sanitaria Covid, le domande principali sono quelle dei bonus. Spesso e volentieri capita in questo periodo molti lavoratori hanno perso lavoro o comunque, soprattutto gli stagionali, non vengono richiamati sul posto di lavoro perché comunque le aziende non hanno riaperto le attività. Quindi diciamo che comunque in questo periodo la maggior parte sono bonus, anche perché comunque sia anche i media comunque stanno pubblicizzando tanto i decreti che vengono emessi e la maggior parte dei decreti prevede bonus per quei lavoratori che purtroppo ad oggi non hanno potuto riprendere l'attività lavorativa, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi. Sì, anche perché la sensazione a volte che si ha è che questi decreti, questi bonus vengano pubblicizzati, però poi ci sia poca consapevolezza su cosa fare per poter accedere a quanto previsto da questi bonus. Avete riscontrato questo? Sì,
Sicuramente i decreti ci sono, i bonus vengono erogati, ovviamente bisogna possedere dei requisiti specifici, quindi che cosa succede? Che nel momento in cui si sente per radio o in televisione che a seguito dell'emergenza sanitaria vengono erogati comunque dei bonus, la prima cosa che fa il cittadino è quella di dire vado al patronato per vedere se ho diritto a qualcosa, se mi spetta qualcosa. Però poi logicamente poi non tutti purtroppo possono beneficiare di queste agevolazioni. Parliamo di bonus nell'ultimo decreto che vanno dagli 800 euro per i lavoratori sportivi alle 1000 euro per altri lavoratori che oggi, in questo periodo soprattutto, fanno comodo, anzi aiutano notevolmente il cittadino a poter andare avanti, seppur poco, comunque fanno la loro parte. Purtroppo però le caratteristiche lavorative per ogni singola persona sono diverse e quindi va valutato caso per caso se effettivamente rientra nei requisiti previsti per ottenere l'indennità. Ecco, i tempi che stiamo vivendo sicuramente hanno inciso anche sul vostro modo di lavorare, nel senso che il rischio di assembramenti impedisce di, come dire, creare lunghe presenze numerose nelle sale di attesa e via discorrendo. Come vi siete organizzati da questo punto di vista? Sì, noi già da marzo abbiamo subito nella prima ondata di emergenza, abbiamo individuato quelle che potevano essere le caratteristiche di tutti gli uffici per poter dare l'opportunità comunque nel momento della riapertura a maggio agli utenti di poter raggiungere facilmente gli uffici senza creare assembramenti. E per questo comunque stiamo lavorando soprattutto su appuntamento. E con un'agenda, quindi con un calendario appuntamenti, dando appuntamento telefonico o attraverso mail. A proposito, abbiamo aperto comunque un numero verde INAS a livello nazionale e abbiamo il numero di telefono nostro a cui chiamare, a cui rispondono comunque sempre degli operatori. Ed eventualmente tramite mail, all'indirizzo mail che si trova sul sito tranquillamente. Quindi uno va online, cerca INAS CISL Abruzzo. Online, www.inas.it è un sito nazionale, sul sito nazionale si trovano tutte le sedi periferiche, sia quelle regionali che territoriali, e con il numero verde, numeri di telefono territoriali e l'indirizzo email per ogni sede. Ecco, Quindi molto facilmente raggiungibile. Eh sì, insomma, ormai si cominciava ad essere tutti esperti, come dire, dell'online. Forse un effetto proprio di questi tempi è che ci ha un po' tutti quanti accelerato nell'utilizzo di questi strumenti telematici, insomma. I cittadini vi chiedono anche questioni locali, cioè a volte sentiamo di bonus che vengono erogati dalla regione o dal comune, dal singolo comune. Si rivolgono a voi anche per questo tipo di, come dire, di agevolazioni, di bonus? Sì, anche se limitatamente, le spiego il motivo, ogni comune e ogni regione può dotarsi rispetto al proprio finanziamento di quelle che sono le opportunità di agevolazione per i cittadini. Per cui è difficile sapere su ogni città quali sono i bonus che vengono erogati. C'è stato un bonus regionale, in quel caso comunque gestito dalla regione direttamente, è un bonus per l'acquisto per spese varie, a cui i cittadini comunque hanno fatto domanda, mentre invece poi i bonus territoriali, quindi locali, che vengono erogati dal comune, ne sono stati pochi, la maggior parte comuni di grandi dimensioni. Il comune di piccole dimensioni, diciamo che comunque non ha le risorse per poter erogare bonus o agevolazioni per determinati cittadini che si trovano in difficoltà economica. Quindi, Ecco, insomma. nella nostra città di Montesilvano c'è stato un bonus per alimentare,
il sindaco comunque ha messo a disposizione dei finanziamenti per il bonus alimentare, noi come patronato abbiamo dato il nostro contributo perché comunque ci siamo messi a disposizione dei cittadini per poter comunque fare una richiesta. Certo, e tra l'altro proprio di queste ore la notizia dei contributi invece sugli affitti che il Comune di Montesilvano concede, e lì c'è tempo fino. Lì anche hanno anche loro usato la piattaforma online, quella dell'azienda speciale, perché c'è tempo fino al 14 dicembre per le domande. Immagino che anche lì voi sarete disponibili magari a dare una mano. Disponibile a dare una mano, certamente, poi anche con il servizio del CAF CISL per quanto riguarda l'elaborazione del modello ISE, comunque siamo sempre disposti a dare comunque un aiuto al cittadino, tenendo presente che comunque all'interno della CISL, come ben sai, ci sono anche altri servizi che sono quello dell'Associazione di Difesa Consumatori, del SICET per gli inquilini, quindi comunque qualsiasi tipo di prestazione il cittadino dovesse chiedere, come CISL siamo sempre disponibili o comunque proviamo a dare una risposta adeguata. Eh sì, perché immagino che le richieste siano talmente tante e anche variegate che a volte un po' dovete fare anche un po' da psicologi, insomma, con i cittadini, capita certo, pure questo. Certamente, seguire un attimino con attenzione, soprattutto ascoltare il cittadino, perché dietro ogni cittadino comunque c'è qualcosa di particolare, bisogna dare molto ascolto, perché solo ascoltando riusciamo comunque realmente a capire quali sono le esigenze e a poter dare poi delle risposte. E allora Pierluigi, noi ti ringraziamo davvero sentitamente per questo tuo contributo e invitiamo tutti voi che siete all'ascolto, che magari avete necessità, ecco, di usufruire di questi servizi, ad andare sul sito dell'INAS, lì troverete tutti i riferimenti, tutti i numeri di telefono, tutto ciò che è necessario. www.inas.it. Grazie Pierluigi. Grazie a voi, gentilissimi. Grazie, buona giornata. E allora grazie cari ascoltatori e ascoltatrici, da Massimiliano Spiriticchio è tutto, a risentirci alla prossima puntata.